Ciao Giulio, buongiorno. Ciao Fabio, buongiorno. libreria magnifica che hai dietro. <ride> un <ride> po' di Dog. Era. Io e te ci prima. conosciamo e ti lascerai presentare da solo. Abbiamo veramente un minuto e poi andiamo al talk. E magari dici anche se hai qualcosa di fantastico lì dietro in quella libreria che potrebbe... Un po' di Asimov, un po' di ah, R.A. Salvatore questo... <ride> <Okay>. <ride> e okay. di Dan Dog. <ride> Ah beh, Dylan Dog, Gasimov, siamo sul pezzo, siamo sul pezzo. Sì. Eh, ho recentemente riletto, invece non c'entra niente, Urania, no, qualcosa di Urania. Ben, no, scherzi a parte. Giulio, chi sei? Che fai? E poi andiamo al talk, di cosa ci parli oggi? Oggi, ciao, sono, mi chiamo Giulio Rogiero e sono il sito di mia piattaforma. Oggi vi parlo di Kubernetes partendo dalla base. Mi sono accorto molto spesso che si parla di Kubernetes. Con persone che pensano che poi hanno capito cos'è Kubernetes, ma fanno un po' fatica poi a concretizzarlo. Quindi ci sono tantissimi talk in questa conferenza, molto specifici, molto interessanti, molto di alto livello. Eh, concedetemi qualche licenza politica oggi in questo talk invece per presentare Kubernetes, partendo dalla base, 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 a cosa serve Kubernetes e perché usarlo. Sarà fatto, eh, mi piace molto questo approccio. Oh. E che dire? Direi bando alle ciance di nuovo. E a più tardi per una chiacchierata. Ok, iniziamo. Buongiorno, mi chiamo Giulio Rogere sono il CTO di mia platform. Oggi vi voglio parlare di Kubernetes e di tutto il suo ecosistema. Un ecosistema che la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, riassume in questo landscape, in questa mappa dove oggi vi voglio portare a spasso orientandoci e girando tra eh, diverse, diverse aree della mappa. La mappa dove Kubernetes ha un ruolo fondamentale e importante, ma se vedete, è un puntino rosso in, un, in una mare di loghi e di tecnologie per i quali non sempre è così semplice scegliere quella giusta per il contesto giusto. In Italia sono nate diverse realtà che stanno contribuendo a creare questo landscape e alcune di queste stanno anche organizzando questa conferenza di oggi. Vedremo un po' anche nel dettaglio come stiamo contribuendo. Ma, bando le ciance, iniziamo a parlare proprio di Kubernetes. Parliamo di Kubernetes partendo da una cosa che a me mh, è molto cara il contesto di um, sistema operativo. Perché parliamo di sistema operativo? Perché è la base poi alla fine di cap per capire veramente a Kubernetes a cosa serve. Prendiamo un processo, un processo che può essere un applicativo, un processo che può essere un servizio web, un processo che gira all'interno di una macchina. Questa macchina per, per far girare questo processo gli dà a disposizione della CPU, della RAM, del disco e del networking. In questo modo il processo può fare i suoi algoritmi, può salvare i dati in memoria, può persistere sul disco appena ha finito di calcolare i risultati e può dialogare con altri processi a livello di networking. Questo è quello che è un sistema operativo dà a uno o più processi. Ma se abbiamo più macchine, cosa, di cosa abbiamo bisogno per fare in modo che questi processi possano girare da una macchina all'altra in modo continuo, senza discontinuità, senza interruzione? Abbiamo bisogno del fatto che dobbiamo introdurre una dichiarazione, una dichiarazione che ogni processo dice quante repliche edo, ehm, ha bisogno per poter girare. Ad esempio, il processo verde due repliche, quello giallo quattro e quello viola tre. E introduciamo il concetto di orchestratore. Quindi, l'orchestratore come un sistema operativo su una singola macchina, l'orchestratore prende queste descrizioni, questi manifest di ogni processo e va a vedere il processo verde ha bisogno di due istanze va bene lo schedulo sulla macchina a sulla macchina b il processo giallo ha bisogno di tre istanze va bene sulla macchina a e sulla macchina b quello viola sulla macchina a e quella c capite che questo è quello che tendenzialmente fa un sistema operativo distribuito sfrutta le risorse di ram disco su più networking distribuite per far girare in modo trasparente ai processi stessi, farli girare sui vari sistemi. Questo è quello che capita poi quando uno dei sistemi si rompe. Cosa succede? Succede che lo schedulatore, visto che ha ben chiaro quali sono le cose che deve far girare, decide di spostare i processi per rispettare i manifesti dei processi stessi e quindi i processi verdi li sposta dalla macchina A alla macchina B e C e i processi gialli della sulla macchina 10. Questo è di fatto Kubernetes. Kubernetes, a me piace chiamarlo un sistema operativo distribuito. È quel sistema che prende i processi e li sposta e li gestisce all'interno di un'infrastruttura che per definizione è distribuita. E come funziona questa infrastruttura nel dettaglio? Allora, Adesso, oggi non andrei nel dettaglio di Kubernetes come funziona nel, a livello di, di amministrazione. Vi rimando poi all'overview sulla documentazione ufficiale di Kubernetes. Sappiate che tendenzialmente c'è un control plane che via API accetta tutti i comandi e dei worker node, che qua sono, in questo caso sono chiamati node e sono tre, che fanno girare i processi. I processi sono poi eh, gestiti a livello di pod, e quindi vedremo in dettaglio come funziona un pod. Maggiori dettagli su come funziona Kubernetes invece li lascerei a una, un ulteriore vostro approfondimento a livello di amministrazione, perché per orientarsi all'interno del landscape del CNCF la cosa importante è capire che Kubernetes è come se fosse un sistema operativo che mi dà e mi fornisce tutta l'infrastruttura e tutte le risorse per far girare i miei servizi. Ma cos'è un cluster quindi Kubernetes? Se lo andiamo a vedere nel dettaglio e riprendiamo le nostre macchine. Abbiamo la macchina A B e C che sono del ferro. Noi potremmo installare Kubernetes direttamente sul ferro, si dice l'installazione bare metal. Oppure possiamo decidere di virtualizzare il nostro ferro e installare delle macchine che fanno da master plane, quindi da controllori, e dei worker node che fanno invece girare i nostri processi. Sopra abbiamo il nostro cluster Kubernetes. Noi interagiamo con Kubernetes in modo trasparente attraverso l'API del cluster Kubernetes. Quello che c'è sotto, a meno di cose complesse o comunque cose di, da amministratore di Kubernetes, per chi sviluppa sopra Kubernetes rimane totalmente trasparente e semplice da capire. Dentro il Kubernetes possiamo decidere di segregare il cluster in diversi namespace ogni namespace è segregato a livello di RBAC in questo modo i team tra virgolette, non si possono pestare i piedi ogni team può lavorare all'interno dello stesso cluster gestendo i propri processi senza interferire con i processi degli altri addirittura a ogni minispace si può dare un limite di memoria e di CPU che può consumare in questo modo con un cluster anche molto grande possiamo arrivare a cluster anche di 5000 worker node possiamo far lavorare centinaia e centinaia di team gestendo un solo cluster Kubernetes. Dentro il cluster Kubernetes i nostri processi sono gestiti con dei pod. Il pod è l'unità minima, il mattoncino minimo di vita che Kubernetes gestisce dal, per l'intero ciclo di vita, dalla sua creazione al suo running alla sua distruzione. Dentro il pod cosa abbiamo? Dentro il pod abbiamo i container. Tendenzialmente dentro un pod c'è un container con una tecnologia eh, Docker, eh, si possono usare anche altre eh, tecnologie di container, ma tendenzialmente quella più utilizzata è quella Docker e dentro il container c'è il nostro servizio. Un pod, un container, questo è quello che si dice eh, di solito che è, è meglio fare. A volte può succedere di avere all'interno di un pod più container e c'è un container principale e dei sidecar pod. Dei container a supporto del container principale. Ad esempio, quello che vedremo è nei service mesh c'è cioè il sidecar pod del service mesh che permette di dialogare e di fare le canary di deployment. Vedremo un po' più nel dettaglio anche questo aspetto. Quindi la cosa importante adesso negli schemi che vedremo eh, successivamente vedremo solo la parte di Kubernetes, in arancione saranno evidenziati i pod, in rosso i container e in nero il nostro processo che gira i nostri servizi. Quali sono le distribuzioni per far girare Kubernetes? Quindi quali sono la parte più, eh, chiamo, che mi permette di costruire il mio cluster Kubernetes? Nella CNCF e Netscape sono diverse, sono veramente tante. Qua vi, vi lascio la, diciamo, la scelta, libera scelta di, di, di provare quelle che meglio per voi si, si adattano. Vi permetto di sottolinearne alcune, tra cui quella di Fiori open source. C'è OpenShift, c'è quella di VMware e ci sono quelle dei cloud vendor principali come Pass, Ma mh, tutte, tutte le distribuzioni Kubernetes qui eh, elencate sono tutte distribuzioni certificate dalla CNCF, quindi vi danno la garanzia che sono standard e utilizzano in modo standard l'API Kubernetes stesso. Per cui è possibile poi migrare, o se, se vengono utilizzate le risorse standard, da una distribuzione all'altra in modo abbastanza trasparente. Adesso che abbiamo creato il nostro cluster con una distribuzione di Kubernetes e quindi il nostro cluster è per running e è pronto ad accettare dei pod, dobbiamo passare alla seconda fase, creare un pod, quindi creare un processo all'interno di Kubernetes. Ma come lo creo un processo all'interno di Kubernetes? Come lo configuro? Allora, partiamo dal nostro cluster che è per running, ha tre worker node, un namespace e andiamo a creare una risorsa, la risorsa di tipo pod. Allora come vedete, questo è un file yam e ogni risorsa ha un suo file yam di specifica che va a descrivere un pod. Le, tutte le risorse hanno una, una stessa sintassi, hanno un API version, un kind e una specifica. L'API version è a seconda del tipo di risorsa a un API differente rispetto a Kubernetes, il kind può essere diversi tipi di risorse, in questo caso è il caso pod, e poi la specifica, Dipende dal tipo di risorsa. In questo caso, all'interno del pod, io vado a identificare una serie di informazioni. Quali sono queste informazioni? Allora, le andiamo prima di tutto a far partire. Quindi, facciamo partire il nostro apply con kubectl, che è il client di, kube, di Kubernetes. Faccio apply di questo file. E cosa accade? Che Kubernetes guarda sul registry docker con lo standard l'immagine Redis, fa una pull, prende l'immagine e crea un pod con dentro questo container, Redis. A questo punto il nostro container viene mh, schedulato all'interno di un worker node da Kubernetes. In questo caso, visto che non c'è scritto quante repliche sono, il pod è unico, eh, ne può, può fare uno solo, perché noi abbiamo deciso di usare il pod come risorsa, viene creato un solo pod all'interno di Kubernetes e sul worker node. Se io faccio kubeclient get pods, Redis... Mi verrà ritornato lo stato del mio pod che è uno pronto. Stato running, non ha mai ripartito ed ha 13 secondi di, di vita. Dentro il nostro container. Eh, dentro il nostro pod, c'è il nostro container con Redis che sta girando. Se io volessi un altro tipo di risorsa per deployare i pod, ci sono un po' diverse. Questa è la seconda più, quella più utilizzata: è il concetto di deployment. Io vado a definire una risorsa di tipo deployment. Questa risorsa di tipo deployment va a identificare nella sua specifica qual è la, quante sono um, le repliche da creare per il pod e va a crearmi un pod con un container di Nginx. Quindi io vado a fare l'apply. A quel punto, il deployment viene creato come risorsa interno di Kubernetes ed è il deployment che mi va a creare il mio pod. Di tipo Nginx e ne crea due. Poi Kubernetes può decidere di deployarli entrambi sullo stesso worker node o su worker node differenti, questo a seconda del carico in questo momento che ha Kubernetes. Se io faccio un get pods di, con la label Nginx, mi vengono ritornati i due, deployment, eh, i due pod che partono da quel deployment. Se notate in fondo c'è un, suff, un, un suffisso. Con il nome del pod che viene generato dinamicamente partendo da quel deployment. Quindi il deployment può creare più pod, uno più pod e del deployment che si occupa poi di fare in modo che questi siano sempre attivi a per running. E queste sono due, due risorse tipiche per creare dei pod all'interno di Kubernetes. Se andiamo a vedere sulla reference book della, di, di Kubernetes su, sulla documentazione ufficiale. Possiamo dire quanti tipi di risorse attraverso un file YAM possiamo andare a creare. Adesso io ne evidenzio solo alcune che possono essere la parte di daemon set, i service per esporre i pod verso l'esterno, eh, eh, i nodi, i persistent volume, i cron job. Sono tutte risorse che possono essere configurate con un file YAM, come abbiamo visto prima per il pod e per il deployment. Quali sono? I tool all'interno del landscape che aiutano a configurare e a fare deployment di questi pod, ne ho sottolineati alcuni. L'Mchart è, è il principale più usato eh, sicuramente in assoluto. A me piace molto anche la soluzione tra virgolette Vanilla, KubeClient e Apple, il file, però ha alcune limitazioni del tipo il confronto tra versioni di quello che è il pod che sta girando in questo momento o il deployment config che sta girando in questo momento è quello che sto andando a. Aggiornare eh, come ultimo e quindi chart mi fa tutta la verifica delle, delle versioni, mi fa l'apply solo delle versioni che sono cambiate. Andiamo avanti, adesso che eh, abbiamo, siamo riusciti a configurare il nostro pod, dobbiamo andare a rilasciare questo pod e vediamo un po' nel dettaglio tendenzialmente come funziona un rilascio su Kubernetes. Da a sinistra abbiamo il nostro codice sorgente, a destra abbiamo la parte di Kubernetes. Cosa facciamo? Allora il codice sorgente viene, come, come al solito, compilato con una pipeline e viene creato un artefatto che è una Docker image che viene deployata e pushata, messa, spinta su, sul Docker Registry. A quel punto io vado a crearmi dei file di configurazione per Kubernetes e anche questi possono essere, eh, diciamo, elaborati con una pipeline. Questa pipeline però, al posto di creare un'immagine Docker, va a, creare una, va a applicare i file a Kubernetes. A quel punto Kubernetes ha delle nuove specifiche, dei nuove manifest che deve rispettare. Come una prima, quando c'erano i processi verdi, eh, gialli e viola, che devono essere, avere quella dimensione e quel numero di repliche. I file IAM vanno a definire a Kubernetes quali sono le risorse che deve garantire che girino sui worker node. E in questo caso eh, Kubernetes, mettiamo anche il nostro file del deployment config, quando viene fatto apply, parte e va a scaricare le immagini per far girare i container al suo interno. E a quel punto il nostro pod gira su Kubernetes. Questa è la soluzione semplice, ci sono anche soluzioni più, più elaborate e addirittura che si allineano direttamente con uh, Git senza fare l'apply diretto, ma grazie a un container, a un, a un elemento dentro Kubernetes che, fa da, che va a verificare le differenze su Git e le va a, a scaricare all'interno di Kubernetes stesso. Cosa succede eh, sul nostro landscape? Quali sono le soluzioni migliori per, o migliori? Quali sono le soluzioni indicate dal landscape? Cioè, sono diverse, sicuramente queste sono quelle più comuni. Quello che vi dicevo prima del, dell'approccio, che era l'approccio GitOps, quindi io tengo allineato il mio repository Git con quello che ho su, su Kubernetes, viene fatto egregiamente sia da Argo che da, Flu, da, da Flux. Eh, Jenkins e GitLab, col GitLab Runner, sono abbastanza usuali nell'ambito Kubernetes per la parte di deployment. Rotto di salute. Ok, Adesso il nostro pod sta girando, quindi abbiamo creato il class Kubernetes, abbiamo definito le specifiche, l'abbiamo rilasciato e il nostro pod sta girando. Ma sta girando bene o è tutto fermo? Ma cosa sta succedendo? Vediamo insieme cosa, cosa succede. Allora, quello che eh, Kubernetes va a definire sono le eh, probe di ready eh, e di liveness. Come funziona la probe di readiness? Allora, è una rotta. Potete chiamarla come volete, in questo caso l'ho chiamata eh, Ready, che dà un output se risponde OK, se risponde OK vuol dire che sta, che sta funzionando tutto bene ed è pronta per ricevere traffico. Quindi il pod, sapete che quando un, pod, un container Docker parte, ci mette un po' a partire, quando il, il container Docker è partito e la rotta di Ready è pronta e, e, e riceve un traffico, un ping da Kubernetes, allora Kubernetes lato service. Dirotto il traffico verso il pod e quindi lo aggancia. Questo è molto comodo perché permette di no, fare il rolling update e non mandare traffico a un pod che non è ancora pronto per partire o per perché non ha ancora non per ricevere traffico. A quel punto, però sorge un dubbio se quanto tempo devo aspettare prima che sia pronto, ci sono alcuni. Eh, allora, tendenzialmente, quello che si invita a fare è fare pod che partono molto velocemente in qualche secondo. Ci sono alcuni applicativi, alcuni container che per una questione probabilmente anche di legacy sono stati portati e messi dentro un pod e ci mettono minuti a partire. Allora, in questo caso c'è una probe che si chiama startup prod che poi all'interno del quale può si può definire un timeout molto più lungo della readiness in modo che se il pod ci mette qualche minuto a partire, il Kubernetes sta, attende tranquillamente senza dire che il pod non sta funzionando. Una volta che poi la probe di startup ha passato l'ok, okay, la, la rete è ok, a quel punto il traffico viene dirottato. Attenzione perché può succedere per mo diversi motivi, ad esempio potete fornire al pod pochissime CPU, perché Kubernetes può dare anche mille CPU al pod, quindi non è, tanto, è lento perché ha poche risorse per, per farlo startup e quindi metterci tanto tempo. Quando poi il pod sta girando, quando il pod sta girando, non è che me lo dimentico, devo sapere se è in salute, se sta funzionando oppure se è bloccato e non sta rispondendo più. La ready potrebbe dire ok, tutto ok, ma in realtà poi i processi so, sotto si sono rallentati talmente tanto che non scoda più messaggi da una coda Kafka. A quel punto la liveness probe è quello che mi permette di dire il servizio è in salute oppure il servizio deve ripartire. Se il servizio è in salute... Perfetto così, quando il liveness pro dice non, va, non, non funziona più, vuol dire che il servizio è rotto. A quel punto si può mettere una logica di restart del servizio, classico approccio, se non funziona, prima cosa da fare, facciamolo ripartire. È un po' un sistema che si auto ripara. Okay, non è che riparare vuol dire sempre ripartire, perché poi dopo potrebbe andare in crash loop però è un modo per ripristinare la memoria e fare in modo che, che il sistema eh, funzioni fino a quando qualcuno non va a correggere l'errore, perché sicuramente riceverà un allarme che eh, c'è stato un restart di questo pod. Allora eh, l'ELSA è rossa, il eh, eh, Kubernetes fa ripartire il nostro pod, lo sgancia da servizio, riparte tutto, tutto, tutto rosso. Quando riparte. Eh, le route non rispondono, appena la route risponde io indirizzo rindirizzo il traffico e ho tutto il nuovo per running. In questo modo capite che io riesco con Kubernetes a gestire il ciclo di vita del mio pod e quindi del mio processo all'interno del pod in modo autonomo e automatico. Quante volte vi sarà capitato di vedere i vostri processi rallentare di colpo perché avevano occupato troppa RAM, 2 giga di RAM, e con un restart? ha ripreso tutto magicamente a funzionare, non che sia bene che occupano 2 giga di RAM, però è sempre meglio correggere il problema in produzione, fare in modo che i nostri utenti continuino a operare in modo normale sui sistemi, e poi correggere il problema alla radice e fare in modo che quel processo non occupi più 2 giga di RAM e si blocchi. Però, se, se questa cosa eh, accade, ho un modo molto semplice per farlo ripartire, senza dover andare manualmente a farlo ripartire con tempi anche abbastanza importanti, perché parliamo di sistemi che possono scalare di tanto vicine, se non di centinaia di volte ogni singolo servizio, su macchine diverse. Quindi la cosa bella è che io gestisco il servizio su macchine diverse in modo totalmente trasparente. Ok, questo è fino adesso sappiamo che è partito, che è in salute, ma cosa sta facendo il nostro servizio? Cosa sta... Cosa Cosa sta facendo? Allora, un modo per saperlo è esporre delle metriche. Esporre delle metriche perché, che mi aiutino a capire come sta operando il mio servizio, se sta andando all'interno di metriche che sono sotto controllo, sta scodando messaggi in modo fluido o ne scoda troppi, o troppo pochi, eh, quanti pagamenti sta effettuando, quanti utenti sono attivi. Cioè posso andarmi a definire delle metriche che mi aiutano a capire se il sistema sta operando nei parametri da me stabiliti. Espongo delle rotte, una rotta di metrica, questa rotta di metrica potrei collezionare i suoi dati su un database e poi fare delle dashboard. Grazie a queste dashboard io posso anche poi far scattare degli allarmi. Ad esempio un allarme che potrei far scattare è il mio pod è un consumer di una coda Kafka e ha più di 1000 messaggi in coda da scodare. Attenzione, sta andando troppo, troppo lento. Quindi devo trovare un modo per, per scalare. Come? Posso dare, dire a Kubernetes scalami questo pod più volte in modo da scodare più velocemente il sistema. A quel punto lui me li scala. Una volta che scala, mi, la, fa, mi assorbe tutti i messaggi e mi scoda più velocemente, tre volte più veloci i messaggi che sono in coda, e tutto ritorna normale. Anche questo è un modo molto automatico di riparare il sistema e fare in modo che il sistema si adatti in modo autonomo alle condizioni esterne di utilizzo dell'applicativo. Ci sono diversi sistemi per monitorare sul landscape, eh, quelli che abbiamo visto e utilizzato maggiormente, che si vedono anche utilizzati maggiormente, sono la parte Prometheus con Grafana e Chiali, ma ce ne sono diversi anche Thanos, Cortex, Dynatrace, Datadog, sono molto molto interessanti. Passiamo a un altro aspetto importante. Allora, okay, il nostro, abbiamo fatto il nostro cluster, abbiamo rilasciato. Sta funzionando tutto bene, abbiamo anche le metriche, possiamo farlo scalare bene. Ma se abbiamo un problema, i log rimangono sempre quelle cose, quell'artefatto, quell quell'indicatore quell molto importante per fare troubleshooting. E non pe perdersi i log è un po' perdersi gli errori che ci permettono di migliorare il nostro sistema. Quindi è importante. Catturare i log che passano a Kubernetes. Tutti i log vanno su standard output, quindi io posso collezionare direttamente la cluster Kubernetes nodo per nodo con un demon set, quindi con un, con un pod eh, dedicato che mi va a prendere tutti i, nodi, tutti i log che vanno su standard output macchina per macchina e collezionarli dentro un database. In questo caso posso fare degli indici sul database e crearmi delle dashboard delle dashboard sulla quale posso crearmi anche del, degli allarmi come ad esempio tutti i miei log, multilog sulla parte di Nginx stanno loggando 499 cos'è 499 in HTTP? che il client ha fatto disconnect quindi probabilmente le mie chiamate stiano mettendo più tempo di quello previsto dai client e che vanno in timeout è un errore abbastanza sudolo perché non vi accorgete a livello applicativo però i, gli utenti finali sono molto scontenti perché non, non capiscono cosa sta succedendo. Anche in questo caso avere un log e poter intercettare questo tipo di errore in modo distribuito e però collezionarli in modo distribuito e raccoglierli in modo centralizzato è un valore molto grande. All'interno dei log si possono fare anche il, tutta la parte di tracking della conversazione tra i diversi pod. E quindi se io entro, do Kubernetes e aggancio su un header HTTP, un ID, e questo ID viene propagato a livello HTTP su tutti i pod, io posso tra tracciare tutte le chiamate tra, tra i vari servizi e vederle tutti tra i log. Quindi vedere i log di diversi servizi anche con diverse tecnologie, Python, Node, .NET e insieme, e poter vedere cosa sta succedendo sul mio sistema facendo un troubleshooting molto interessante. Logging, sistemi di logging sicuramente sulla CNCF ce ne sono diversi, FluentD, Elastic, Logstash sono quelli sicuramente più utilizzati in assoluto. Abbiamo parlato di tracciare, fare il troubleshooting, posso spingermi ancora più dentro, all'interno del comportamento dei nostri pod, facendo tracing. Cosa vuol dire? Vado a strumentare il singolo sistema, in questo caso adesso sto prendendo un esempio con Jagger vado a strumentare il mio singolo uh, applicativo e dal, da questa uh, libreria posso collezionare all'interno di un database tutte le, tutti, i, tutti le, i track delle chiamate e anche in questo caso posso fare una dashboard che mi fa vedere le chiamate non solo tra i diversi servizi ma anche la chiamate all'interno dello stesso servizio metodo per metodo e in questo modo posso fare il, il troubleshooting più approfondito in assoluto. Anche in questo caso la CNCF Landscape ne fa vedere molti di, di, di tecnologie per fare tracing e eh, è ancora un, un discorso in evoluzione che presuppone anche un'instrumentazione del codice sorgente per cui è un po' invasivo. Jager è quello sicuramente più utilizzato in questo momento. Adesso abbiamo il nostro sistema Upper Running totalmente monitorato, però... Questi sistemi, se andiamo su Kubernetes, non facciamo un sistema che lo usano 10 utenti, probabilmente avremo milioni di utenti che utilizzano i nostri sistemi e ogni volta che facciamo un rilascio vogliamo essere sicuri che questo rilascio non vada a impattare su questi milioni di utenti come un Big Bang. Quindi una Canary è, un modo, è il modo migliore per evitare di fare un Big Bang, quindi un danno ai nostri utenti perché abbiamo rilasciato una versione nuova di un servizio che non sta funzionando. Come possiamo fare una canary all'interno di Kubernetes? Allora, partiamo da questo eh, esempio. In questo esempio abbiamo un Kubernetes un po' più evoluto rispetto al singolo pod, abbiamo un gateway, un API gateway che espone delle API e un sistema dove ci sono un catalogo prodotti, un calcolatore di prezzo dei prodotti, un carrello, un cart e un payment gateway. Il nostro sistema funziona che io posso prendere dal catalogo, calcolare il prezzo, mettere il, il prodotto di cui ho calcolato il prezzo all'interno del carrello e poi fare il pagamento. Il nostro sistema è usato da milioni di utenti al giorno, funziona benissimo, fin quando che ci chiedono di calcolare il prezzo in modo differente. Come farli? Co cosa faccio? Cambio il prezzo, il, il, il nostro servizio di prezzo così, d'amblée, senza problemi. E se iniziassi vende, a vendere i prodotti a prezzo zero in certi contesti? Se le regole di pricing sono molto complesse, non mi conviene metterne due e farli convivere insieme? Probabilmente sì. Come posso farlo? Devo fare in modo che il catalogo ogni tanto chiami pricing versione 1, ogni tanto chiami pricing versione 2. Se io appiancassi a ogni eh, container un sidecar con, container, che l'ho evidenziato qua come proxy, a questo punto posso fare in modo che io non comunico direttamente più tra un container e l'altro, ma li faccio comunicare tra di loro via proxy. E quindi il catalogo comunica col suo proxy, il proxy col proxy del pricing 1, il proxy del pricing 1 col carrello e il proxy del carrello col proxy del pinning gateway. Semplice, no? A quel punto capite che possiamo fare anche questo trucchettino qua. Possiamo dire che il 90% del traffico. Lo configuro nel proxy del catalogo, va al pricing 1 e il 10% del traffico va al pricing 2. Questo è un escamotage, è numerico. Posso farlo più evoluto posso farlo per uh, qualsiasi cosa che viaggia all'interno dell'HTTP, per esempio l'user agent. Tutti gli Android vanno su versione 1, tutti gli iPhone vanno su versione 2 oppure gli utenti che eh, sono interni vanno sulla versione 2 gli esterni vanno sulla versione 1 posso inventarmi tutte le regole che voglio come posso fare a, a fare questa soluzione? posso adottare un concetto di service mesh, Il service mesh mi si affianca come sidecar a tutti i miei pod, ai miei container e mi permette di fare questa soluzione in card tra e Istio sono alcuni degli esempi più utilizzati che ti permettono di fare canary deployment bene siamo arrivati quasi alla fine, quindi mh, ne abbiamo viste abbastanza di, di diverse cose. Se dovessimo prendere Kubernetes e tutto è solo un escape, come, come funziona quindi un'architettura che mi permette di governare tutto il sistema? Allora, prima di tutto devo avere una distribuzione Kubernetes, quindi scegliere una distro Kubernetes e ne abbiamo viste diverse. A fianco della distro Kubernetes devo avere a sinistra quello che mi permette di... Con, gestire le configurazioni con, le, con, con un git o il codice sorgente dei container fare il rilascio e gestire gli artefatti del, delle immagini docker quindi abbiamo git abbiamo le pipeline abbiamo un docker registry. a destra abbiamo invece tutta la parte di gestione a livello di monitoraggio quindi tutto quello che mi permette di gestire i miei, eh, e osservare i miei container al meglio per fare troubleshooting per ricevere degli allarmi se le cose non stanno funzionando e quindi log, metriche e tracing. E on top cosa manca? On top tendenzialmente ormai tutte le applicazioni vivono ed espongono API e per cui un sistema di API gateway che mi permette di comunicare verso l'esterno. Questa è l'architettura che tendenzialmente si vede all'interno di un ecosistema Kubernetes. Da dove posso iniziare? Non è così facile iniziare eh, con Kubernetes perché, come abbiamo visto, ci sono tanti diversi aspetti da tenere presente. Quello che consiglio è leggere la documentazione di Kubernetes, eh, che, che è molto completa e ha anche dei punti eh, di, di, di partenza molto interessanti. Potete installarvi Kubernetes direttamente sul vostro PC, qui, eh, sul, sul Mac, eh, con un clic, funziona molto, sem è molto semplice. Se volete approfondire alcuni concetti ulteriori, vi consiglio di studiare per certificazione. Aiutalo tantissimo perché la certificazione è molto end-zone, ti, ti fa proprio fare tutto, tutto a mano per provare a vedere tutte le risorse come funzionano, da creare un pod a gestire il load binding de, degli utenti su Kubernetes. E poi vi invito ad andare sulla CNCF, seguire i blog post, seguire le conferenze e, e, e poi essere curiosi e studiare tutti i componenti della Nansky per vedere quali sono che fanno al caso vostro. Io ho finito, mi chiamo Giulio Urgira, sono il CTO di mia platform, spero di avervi dato una introduzione ricca e esaustiva di Kubernetes e ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ti lascio 30 secondi per dire quello che vuoi, se lo desideri, altrimenti... Non usate solo Kubernetes per cambiare la tecnologia, ma usatelo anche per cambiare il modo di lavorare, altrimenti costruite il vostro legacy nel futuro, ma prima il legacy era almeno era monolitico, quindi era facile da gestire, nel futuro sarà distribuito, quindi un legacy ingestibile. La Questo storia è... si ripete, insomma. La storia si ripete. Quindi attenzione al debito tecnico. Anche bravo, bravo Fabio. Ciao e ai metodi. Ciao. Ciao.